Sono Franca Palese, guida turistica, accompagnatrice turistica, abita dalla regione Puglia, nonché cast mercante del settore enogastronomico e anche guida naturalistica. Da 15 anni mi occupo di valorizzare il territorio, nello specifico la capitanata Foggia, e cerco di trasferire senso di appartenenza a chiunque viene in visita con me. Sono stata contattata anche nella famiglia già da tempo. Ho avuto un primo colloquio con il signor Luigi, che da 5 anni realizza un bellissimo progetto che dà titolo È orgoglioso della nostra terra. Lui mi ha proprio invogliata a far parte della loro famiglia in questo grande evento. Ho anche avuto un attestato per quanto riguarda il grande progetto Ripando, valorizzo la cattedrale di Poggi e la Chiesa di Misericordia da 5 anni con l'assessorato alla cultura, quindi lui ha detto vorremmo averla nel nostro stato. E quindi io ho detto sì, con una grande sfida, portare in visita guidata chiunque volesse venire con noi nel periodo proprio estivo. Siamo partiti il primo giorno con i tre archi e tutto ciò che era intorno ai tre archi, quindi San Giovanni Battista, l'Epitaffio, e quindi abbiamo approfondito le sfumature e tutto ciò che era la microstoria, l'architettura della nostra città. Siamo partiti con circa una ventina di persone, il feedback è stato grande, i numeri parlano, e siamo arrivati l'ultimo giorno con oltre 130 persone. Abbiamo visitato il percorso Federiciano in terra, abbiamo conosciuto gli ipogei della chiesa ed è stato meraviglioso perché hanno scoperto che oltre alla città esterna, sopra i piedi, noi abbiamo una città sotto i piedi, se così vogliamo dire, giusto per fare un po' di poesia. E poi ci siamo soffermati nei dettagli e per gustarci la meravigliosa cattedrale che abbiamo. Quindi abbiamo visto la parte esterna, perché la cattedrale di Foggia è in due stili architettonici diversi, parliamo del romanico pugliese, della parte poi di sopra di questo sobrio barocco, questo cornicione marcapiano di Bartolomeo da Foggia, tutti i dettagli. E vedevo sempre questi bambini, ma anche gli adulti con la bocca aperta perché per tante volte hanno visto questi monumenti, ma non hanno mai capito cosa rappresentasse quella statua, quel cornicione, quel finestrone. Poi siamo entrati dentro e abbiamo gustato la meravigliosa cattedrale di Foggia, la nostra cattedrale di Foggia. Per visitare la meravigliosa chiesa della Misericordia, Santa Maria della Misericordia, conosciuta a Foggia come la chiesa dei morti, la chiesa del purgatorio, ma è una chiesa che veramente lascia bocca aperta. Chiusura con la visita guidata, Piazza Umberto Giordano. La spiegazione di tutte le statue, dove molti ragazzi spesso, non dando il valore della statua, non dando il valore di quello che la statua racconta, la utilizzano come se solo una semplice seduta. Invece, noi abbiamo conosciuto la storia di Marcella, di Andrea Cenier, tutte le opere di Umberto Giordano, perché lì Umberto Giordano sta al centro e intorno a lui tutte queste sculture che rappresentano le sue varie opere. Poi ci siamo mossi verso il Teatro Umberto Giordano, dove abbiamo visto questo meraviglioso Teatro Umberto Giordano, tra i teatri più importanti dell'Italia meridionale. Questa avventura, nata fuori terra, è continuata anche sottoterra, la possiamo definire
un tuffo nel passato, tra arte, cultura e segreti. Come citava una grande giornalista che è venuta in visita guidata con me un anno fa, di Agora Arte. Quindi abbiamo visitato ciò che la città manifesta fuori terra, abbiamo visto gli archi, la cattedrale, il piano delle fosse, questo epitafio, parlato della transumanza, parlato del periodo medievale, dei bombardamenti, ma anche del terremoto del 1731. Abbiamo parlato di tutto, quindi potremmo anche riassumere tutto con Ecco Foggia, la sorpresa svelata. Svelata camminando insieme a ragazzi, a famiglie, a gente che ignorava o a gente anche che sapeva, o a gente che sapeva per metà, o soltanto aneddoti veri, non veri. E quindi a me interessava far vedere anche questo percorso, e interessa ancora oggi, a me come guida, a me come appassionata del territorio, far conoscere la Foggia bella, perché quella brutta fa troppo rumore. A me voglio far urlare la Foggia bella. E avanti ne abbiamo di persone belle, di architetture belle, di situazioni meravigliose che stiamo ancora strutturando per trasferire emozioni, emozioni da saga, emozioni in questi siti attraverso eventi come l'ultimo fatto l'anno scorso, per esempio il settecentesco, quest'anno lo rifaremo per donare anche il taglio religioso a questa città che forse sta perdendo anche un po' di orizzonti sotto il profilo spirituale. Siamo ambiziosi, siamo superbi, non lo sappiamo, vogliamo trasferire un senso di gioia, di pace, di meraviglia, il senso dello stupore, quello che mancava. Noi siamo qui, pronti, io come capo dipartimento, come guida, come referente culturale, per donare tutto il mio know-how, tutto ciò che, perché questo che vi ho donato, lo donerò, è partito dalla passione ed è diventato una professione. Adesso non capisco dove comincia l'uno e finisce l'altro. A vostra disposizione sempre, per tante altre sorprese.